ritmo dei tamburi e degli xilofoni dei gruppi di giovani danzatori che dà il benvenuto a Papa Francesco all'aeroporto di Entebbe per il suo arrivo in Uganda il 27 novembre, seconda tappa del suo viaggio in Africa. E sono migliaia gli ugandesi che per le strade accolgono con entusiasmo il suo passaggio nel trasferimento alla State House. Qui il pontefice è accolto dal presidente della Repubblica Museveni. Dopo l'incontro privato, il Papa e il presidente entrano nel salone delle conferenze, dove sono presenti alcune migliaia di persone, tra autorità civili e protagonisti della vita economica e culturale del paese. Nel suo discorso, Papa Francesco ricorda che con la sua visita vuole prima di tutto commemorare il 50° anniversario della canonizzazione dei martiri ugandesi, definiti sia i cattolici che gli anglicani autentici eroi nazionali. My visit is also meant to draw attention. La mia visita intende anche attirare l'attenzione verso l'Africa nel suo insieme, sulla promessa che rappresenta, sulle sue speranze, le sue lotte e le sue conquiste. And its achievements. The world. Il mondo guarda all'Africa come al continente della speranza. Of hope. Uganda. L'Uganda è stata veramente benedetta da Dio con abbondanti risorse naturali che siete chiamati ad amministrare come custodi responsabili. You are challenged to administer. E ricorda che il paese ha mostrato un impegno eccezionale nell'accogliere i rifugiati, dando loro anche la possibilità di guadagnarsi da vivere con un onesto lavoro. È già buio quando Papa Francesco percorre i 38 chilometri che separano la State House di Entebbe dal santuario di Munyonyo, costruito sul luogo dell'uccisione dei primi quattro martiri ugandesi nel maggio del 1886. A Munyonyo fu fatto a pezzi per volere di Re Muanga II, Sant'Andrea Kagwa, a causa della sua fede, e oggi è il patrono dei catechisti e degli insegnanti ugandesi. Qui il pontefice ne incontra più di 4.000 e li ringrazia per i sacrifici che fanno con le loro famiglie per portare la buona notizia del Vangelo ad ogni villaggio dell'Uganda. Il vostro messaggio si radicherà più profondamente nei cuori delle persone, tanto più sarete non solo dei maestri ma anche dei testimoni. Sull'esempio dei martiri ugandesi che versarono il sangue per rimanere fedeli a ciò che sapevano essere buono, bello e vero. E grazie alla loro coraggiosa testimonianza, conclude il Papa, Re Muanga non riuscì ad eliminare i cristiani dall'Uganda perché questi divennero ancor più convinti delle promesse di Cristo. Sabato 28 novembre è per Papa Francesco il giorno dei martiri ugandesi, cattolici e anglicani, testimoni dell'ecumenismo del sangue sulla collina di Namugongo. Il Papa lo inizia visitando il santuario anglicano e raccogliendosi in preghiera davanti all'albero della tortura, una delle ricostruzioni del martirio subito da 25 anglicani cattolici tra il 1884 e il 1887. Poi raggiunge il vicino santuario cattolico e prega davanti all'altare che conserva le reliquie di San Carlo Luanga, capo dei paggi alla corte di Re Muanga II e arso vivo insieme ad altri 21 cristiani canonizzati 50 anni fa dal beato Paolo VI. Più di 100.000 fedeli lo attendono nel parco del santuario, dove il pontefice celebra la messa su un altare allestito di fronte ad un lago artificiale. Se come i martiri noi quotidianamente ravviviamo il dono dello Spirito che abita nei nostri cuori, allora certamente diventeremo quei discepoli missionari che Cristo ci chiama ad essere. Per le nostre famiglie e i nostri amici certamente, ma anche per coloro che non conosciamo, specialmente per quelli che potrebbero essere poco benevoli e persino ostili nei nostri confronti. La testimonianza dei martiri, prosegue Papa Francesco, mostra che i piaceri mondani e il potere terreno non danno gioia e pace duratura. Piuttosto la fedeltà a Dio, l'onestà e l'integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene degli altri ci portano quella pace che il mondo non può offrire. Tornato a Kampala, nell'ex aeroporto di Kololo, Papa Francesco è accolto da 100.000 giovani ugandesi e ascolta con molto dolore la testimonianza di Winnie, malata di AIDS fin dalla nascita, ed Emmanuel, rapito dai miliziani dell'Esercito di Liberazione del Signore per arruolarlo come bambino soldato. Il Papa si chiede, un'esperienza negativa può servire a qualcosa nella vita? Sì, risponde. Winnie ed Emmanuel lo dimostrano, lei per come affronta la malattia, lui che è fuggito dai miliziani e poi si è laureato. Hanno trasformato la depressione in speranza, commenta il Papa, e questa non è magia, è opera di Gesù. Se io trasformo il negativo in positivo, prosegue Papa Francesco, sono un trionfatore.
Però questo si può fare solamente con la grazia di Dio. Siete sicuri di questo? E i giovani rispondono sì. Siete disposti a trasformare la guerra in pace? Un altro convinto sì. Salutati i giovani, il Papa raggiunge la casa di carità di Nalucolongo e si china con tenerezza sulla sofferenza, abbracciando i malati di tutte le religioni ospiti della struttura. Poi rivolge un appello a tutte le parrocchie e comunità dell'Uganda e di tutta l'Africa a non dimenticare i poveri. Nel suo saluto il Papa denuncia che in molti luoghi del mondo sembra che si stiano diffondendo l'egoismo e l'indifferenza e molti fratelli e sorelle sono vittime dell'odierna cultura dell'usa e getta che ingenera disprezzo soprattutto nei confronti dei bambini non nati, dei giovani e degli anziani. Come cristiani non possiamo semplicemente stare a guardare. Qualcosa deve cambiare. Le nostre famiglie devono diventare segni ancora più evidenti dell'amore paziente e misericordioso di Dio, non solo per i nostri figli e i nostri anziani, ma per tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le nostre parrocchie non devono chiudere le porte e le orecchie al grido dei poveri. L'ultimo appuntamento pubblico della veloce visita di Papa Francesco in Uganda è con i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i seminaristi del paese. La cattedrale di Kampala ne ospita 5.000 e altre migliaia accolgono il Papa nel piazzale esterno. Nel suo intervento a braccio il pontefice parla di memoria, fedeltà e preghiera. Non dimenticate i vostri martiri, non vivete di rendita né abituatevi nel ricordo lontano del loro sacrificio, spiega in spagnolo, ma costruite la gloria futura facendovi testimoni come sono stati testimoni i martiri.